Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è mercoledì 4 aprile 2012 e sono ora le 10 del mattino. Io sono qua in un piccolo bar di Roma, piccolo bar di Roma, e lavoro in questo piccolo bar di Roma, va bene? E vedete il titolo di questo video, cari amici? È Paradiso Perduto, Paradiso Perduto. Il titolo di questo video lo copio dalla grande opera del grande poeta inglese John Milton. John Milton, intitolato il grande poema di John Milton, intitolato Il Paradiso Perduto. Ma il Paradiso Perduto di cui parlo io adesso è un po' diverso da quello descritto dal grande John Milton, perché John Milton parla di due cacciate dal paradiso. La prima cacciata dal paradiso fu quella di Lucifero. Lucifero venne cacciato da Dio, il Padre Eterno lo caccia via dal paradiso, perché Lucifero, assieme agli angeli ribelli, si era ribellato a Dio, capito? La voleva lui, la proprietà privata. Venne cacciato e in quell'occasione il Padre Eterno creò l'inferno. Poi c'è anche la seconda cacciata, che è diversa, è la cacciata dal paradiso terrestre di Adamo ed Eva, perché Adamo ed Eva avevano disubbidito all'ordine di Yahweh di non mangiare i frutti di un certo albero, che poi è indicato come l'albero del bene e del male, l'albero della conoscenza del bene e del male. E io in qualche altro video credo di avervi già detto che la cacciata dal paradiso terrestre, così come descritta nel libro Genesi, che è il primo libro del Vecchio Testamento, il Testamento ebraico, e rappresenta molto bene la nascita del patriarcato, e il patriarcato nel quale ancora noi ci troviamo, capito? Noi ci troviamo ancora oggi in patriarcato, e vi collego questo video Paradiso Perduto, ve lo collego alla situazione attuale, così come l'ho scritta in Occidente de Fou. Vedete tutte le masse europee tutte allo sbando, perché non si cresce più, non c'è più sviluppo, le aziende chiudono. Sì, si salvano un po' Germania e Francia, un po', ma presto anche loro si troveranno nei guai, cari amici. Mi dispiace. Allora, ma qual è il collegamento tra il Paradiso Perduto, la cacciata di Adamo ed Eva dall'Iden, Iden il paradiso, e l'oggi? Io non faccio dei video così che non agganciano la realtà. I miei video agganciano la realtà, capito? Allora, primo, e vediamo un po', innanzitutto diciamo subito che si dice ininfluente che il Vecchio Testamento e il libro Genesi sia stato dettato da Dio ai profeti, o che se lo siano inventati i profeti, ed è tutto ininfluente. Noi abbiamo questo testo, punto e basta. Poi inutile andare a cercare se sia stato Dio in persona che ha dettato il Vecchio Testamento, l'ha dettato ai profeti, o se i profeti se lo sono inventati, non cambia mica niente, cari amici, Guardiamo che c'è scritto che a un certo punto Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi la prima cosa che mi dico, devo dire che se Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, questo Dio deve essere proprio brutto, deve essere, capito? Perché se voi pensate a quello che siamo, c'è poco da ridere, capito? Se ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Comunque gli ha detto: voi qua siete potete fare quello che vi pare, Adamo ed Eva, potete fare. Poi c'è tutta la questione della costa, dei Lilith, ma ho già parlato di questo. Poi andiamo al succo. Potete fare quello che vi pare, Adamo ed Eva, però non mangiate quei frutti là, i frutti di quell'albero. Arriva il serpente e dice ad Eva: Eva, mangia quel frutto là, che se mangi quel frutto là, e tu e Adamo diventate come Dio. Eva, la colpa è sempre della donna, no? Eva offre la mela ad Adamo, la mangiano, e Dio, che tutto vede, tutto provvede, e avete disobbedito, e li caccia via, e dice, li maledice, ammaledisce Adamo ed Eva, dicendo: e tu, Adamo, guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. Il lavoro, tu Adamo guadagnerai il pane con sulla tua fronte, no? Il sudore, capito? E tu, donna, tu Eva partorirai col dolore, e questo vale per tutti i figli di Adamo ed Eva, anche noi, e tu Adamo guadagnerai il pane con sudore della tua fronte, capito? Questo qua,
che oggi i ragazzi non vogliono più guadagnare il pane col sudore della loro fronte. Io li capisco, però questa è una maledizione divina e non si sfugge alla maledizione divina. Casomai non fosse divina e fosse una cosa scritta dai profeti di loro spunte, vale lo stesso. Vediamo in che consiste questo peccato originale. Qual è il vero peccato originale? Il vero peccato originale è la scoperta della paternità, cioè la scoperta della funzione ferma. Perché il serpente, mica è stupido, il serpente, il diavolo, gli ha detto: Eva, se tu Eva, con il tuo amico, tuo marito Adamo, mangiate gli alberi di quel frutto, diventate come Dio. E qual è la caratteristica di Dio? Quello di creare. Ecco la scoperta della paternità, perché in quel momento lì è come se il serpente rivelasse a Eva, in effetti l'ha rivelato ad Adamo, e rivelasse ad Eva che come nascevano i bambini. Perché al tempo del matriarcato mica si sapeva come nascevano i bambini, non si sapeva. Si pensava che le donne partorissero per parte del genere, e così per conto loro. Ed è, vi ho spiegato in 1000, 2000, 2600 video come nasce la proprietà privata. E qui ci agganciamo all'oggi adesso, ci agganciamo all'oggi. E dice al serpente di diventare come Dio. Sì, infatti siamo diventati come Dio, noi siamo diventati. E perché come Dio crea, come siamo stati fatti, creati a sua immagine e somiglianza, quindi è un creatore, e siamo diventati anche noi dei creatori, capito? Diciamo chi dice procreazione, ma siamo lì. Come Dio ha creato noi, senza chiederci il permesso di venire al mondo, così noi creiamo, procreiamo i bambini senza chiedere ai bambini se vogliono o non vogliono venire al mondo. Eccola qua. È la nascita della proprietà privata. Cioè è la codificazione scritta dalla nascita della proprietà privata, perché la Bibbia era scritta, diciamo, verso il 1300, l'inizio della Bibbia, Genesi, primo lì, è stato scritto tra il 1350 e il 1300 avanti Cristo, la proprietà è nata prima, la proprietà privata, solo che non era mai stata codificata e non era mai stata legittimata dal punto di vista di una divinità. Qua abbiamo, era nata pure con Hammurabi, il codice di Hammurabi nel 1700 avanti Cristo, ma il codice di Hammurabi non aveva mica scritto che la proprietà privata era la volontà divina. E invece nella Bibbia che noi vediamo che la proprietà privata è una questione divina, e dice i comandamenti di Mosè, sa di Mosè, non desiderare la roba ad altri, non desiderare la donna ad altri, la proprietà privata, non rubare, e si può rubare soltanto se c'è la roba ad altri. Se non esiste una roba ad altri, non c'è manco il comandamento non rubare. Quindi la maledizione, cioè, coloro che hanno scritto prima il libro Genesi e poi via tutti gli altri libri del Vecchio Testamento, che fossero ispirati da Dio, non ispirati da Dio, per me erano semplicemente dei grandi patriarchi, i grandi patriarchi, i fondatori del patriarcato dal punto di vista ideologico. E perché si erano resi conto che la scoperta della funzione dello sperma, quindi la nascita della paternità, sarebbe stata una maledizione per l'umanità. La vogliono mantenere, perché una volta fatta questa scoperta non puoi far finta che non ci sia stata la scoperta, così come per l'energia nucleare, una volta che l'hai scoperta l'energia nucleare non puoi più far finta che non esiste l'energia nucleare. E la bomba atomica, una volta che l'hai inventata non puoi far finta che non ci sia più la bomba atomica, capito? Tanto vero, mi sono gli arsenali sapendo bombe atomiche. Una volta che l'hai inventata non puoi più tornare indietro, e così per la proprietà privata. Una volta che l'hai scoperta o inventata non puoi più tornare indietro, capito? Per cui da quel momento là, paradiso perduto, sì, avevano piena consapevolezza di quello che sarebbe stato il patriarcato, i fondatori del patriarcato avevano piena consapevolezza della tragedia del patriarcato, però è come se dicessero: l'abbiamo scoperto ormai, l'abbiamo inventato, e quando l'hai inventata una cosa non puoi più far finta che di non averla inventata, capito? E per cui arriviamo all'oggi, da quando c'è stata la scoperta della proprietà privata, cioè la codificazione della paternità, in fin di conti la parola proletario, proletario, una parola che è stata usata ed abusata nel 1700, nel 1800, nel 1900 per indicare gli operai, ma nel suo significato etimologico la parola proletario significa semplicemente colui che come unica forma di proprietà privata c'è i propri figli
era così il significato della parola proletario nell'antica Roma, ne ho parlato, e arriviamo ad oggi. E noi ci portiamo appresso quella maledizione, che sia una maledizione divina o che sia una maledizione nostra, umana, nel senso che siamo noi, noi esseri umani, che abbiamo scoperto la proprietà privata, e ci siamo sempre dentro. Rivoluzioni per portare via i soldi ricchi, ne abbiamo ammazzato tanti di ricchi in tutti i tempi, quante rivoluzioni, poi i ricchi sono sempre nati più numerosi e più ricchi di prima. Vi voglio fare esempio soltanto recente dell'URSS. L'URSS, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, l'ultimo grande esperimento di, diciamo così, di socializzazione dei beni di produzione, in certo senso di abolizione della proprietà privata, è rimasto in piedi per 80 anni, poi è crollato. E quando ci fu la rivoluzione sovietica, 1917, 18, 19, i sovietici eliminarono tutta la classe dirigente zarista, lo zar compreso, li ammazzarono tutti, i granduchi, i principi, tutti, ammazzati tutti. Molti scapparono via, andarono a Parigi, ma però l'80% venne eliminato dai sovietici, no? In Russia tra il 1917-18, 1919, e beh, dopo 70-80 anni di URSS, l'URSS crolla, e adesso nella Russia di prima Boris Yeltsin, e adesso del nuovo Vladimir Putin, e beh, ci sono gli oligarchi che sono più numerosi e più straricchi degli arciduchi sovietici, degli arciduchi zaristi. Hai visto? E sono stati eliminati nella Russia sovietica i ricconi, eliminati tutti. E adesso nella Russia di Vladimir Putin ce ne sono di più di allora e più ricchi di allora, perché ho visto tante volte che un singolo oligarca russo, un solo oligarca russo vale più di 100 Silvio Berlusconi, capito? Per un singolo oligarca russo si potrebbe comprare lo Stato italiano, oppure si potrebbe comprare il bilancio dello Stato italiano. E qua, quindi, da quel momento in poi, paradiso perduto, da quando è iniziato il patriarcato, la storia dell'umanità altro non è che un continuo processo di rivoluzioni delle moltitudini che non hanno voglia di lavorare. E beh, tu uomo lavorerai, guadagnerai il pane con il sudore della tua fronte, non è una cosa simpatica. E non è altro non è che succede di rivoluzioni contro rivoluzioni. Ogni rivoluzione finisce con la controrivoluzione, va bene? Però nonostante sia così, ancora non accettiamo questa situazione. E ogni nuova generazione spera sempre di cambiare il fondo. Ogni nuova generazione si lamenta dello stato attuale e spera sempre di poterlo cambiare in fondo, di rovesciarlo come un calzino, capito? Ecco perché non siamo mai felici, cari amici. C'è l'antica maledizione, paradiso perduto. L'abbiamo perduto quando abbiamo scoperto che noi potevamo essere come Dio. Così come Dio ci ha creati senza chiederci permesso, così noi abbiamo l'ardire di continuare a creare o a procreare i bambini senza chiedergli il permesso, capito? Proprio facciamo proprio come Dio. Siamo stati creati in immagine e somiglianza di Dio. Lui ha creato noi senza chiederci permesso. E così noi mettiamo al mondo i bambini senza chiedere loro il permesso. Per cui c'è il mio video intitolato Senso di colpa e patriarcato. E voi non capirete niente del patriarcato se non andate a vedere il video Senso di colpa e patriarcato. E poi andate pure a vedere il video intitolato Dio denaro. Perché la vera grande religione del patriarcato è la religione del Dio denaro. Tutte le altre religioni, ebraismo, cristianesimo, islamismo, induismo, sono dei sottoprodotti. E soltanto vedendo il mio video Dio denaro, voi capite come davvero vanno le cose a questo mondo. D'accordo? E recentemente hanno detto che i 10 più ricchi d'Italia, hanno tanta ricchezza quanto 10 milioni di poveri italiani. Ditemi voi. E il progresso delle magnifiche sorte progressive, le magnifiche sorte progressive. Vabbè, cari amici, dai, qua mi fermo, vi invito a riflettere e vi raccomando, vi rinvio ai miei video Senso di colpa al patriarcato ed anche Dio denaro.
ma ce ne sono tanti altri. Va bene cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Mazzoni.